Grazie all'accoglienza in questa famiglia, la gente di questo posto finalmente mi vede come un essere umano, come una persona. La nostra famiglia è stata un imbuto attraverso il quale Alassane è entrato in questa società. 2 anni fa, mi ricordo, lavoravo in campagna insieme agli altri. I miei compagni con cui vivevo sono ancora nella stessa condizione. Lavorano ancora a nero, non parlano ancora bene l'italiano, non fanno praticamente parte della società. Alassane è molto cresciuto dal punto di vista delle relazioni. All'inizio era un po' timido, parlava poco, e invece col tempo ha cominciato ad uscire senza di me. Si è inserito in un gruppo di amici. Adesso la ragazza, però ci siamo arrivati a questo. Non è stato semplice, è stato un cammino che ha portato a questo. Da quando ho preso la patente mi sento autonomo. La possibilità per un ragazzo, una ragazza, un giovane di entrare nel seno della famiglia significa veramente entrare in Italia. Ho potuto diplomarmi quest'anno nei servizi sociosanitari, che è stato sempre il mio sogno. Quando ha sostenuto l'esame per il diploma della scuola superiore, ha dimostrato che noi abbiamo creduto in lui, ma soprattutto lui ha creduto in se stesso, nelle proprie capacità. Adesso lavoro nel centro polifunzionale che si chiama Casa delle Culture, nel quartiere San Paolo a Bari. È un centro di accoglienza di adulti africani e anche asiatici. In occasione dell'ultimo compleanno, del 23° compleanno, lui ha festeggiato con i colleghi che hanno preparato una festa sorpresa per lui. Questo tanti auguri cantato in italiano barese è un po' la sintesi della sua integrazione qui con noi. Senza l'accoglienza non sarei qui, non sarei chi sono oggi.